persa, o comunque, visto il risultato che è arrivato dall'altro campo, un piccolo passo verso la qualificazione? Sinceramente, il risultato dall'altro campo non so se è meglio o peggio, quello dipende. Sì, dipende dai punti di più uno sulla seconda, dipende dai punti di vista. Io cerco di pensare a noi e sicuramente vedo, insomma, dei piccoli passi in avanti. È importante che in queste due partite sia cresciuta molto la squadra a livello di organizzazione e di solidità. Non abbiamo preso un tiro in porta, se non un mezzo tiro, mezzo cross domenica, e abbiamo dato una grande prova di solidità. Oggi secondo me abbiamo anche fatto una buona prova a livello di manovra fino agli ultimi 25 metri, anche meglio di domenica, perché domenica avevamo sbagliato un po' troppo. Oggi fino ai 25 metri siamo arrivati bene, abbiamo sbagliato tante volte l'ultima scelta, un po' per voglia di far gol, un po' per mancanza di lucidità nel momento giusto. Manca quel qualcosa negli ultimi 30 metri, lui ha messo quei 5 metri in più. La stessa cosa, abbiamo detto la stessa cosa, e credo che, insomma, uno poi a mente fredda analizzi la partita per comandata, e la realtà è questa. Bisogna solo lavorare con tranquillità, avere la consapevolezza della grande squadra e magari quella voglia in più di essere cinici per vincere queste partite. Per quanto riguarda il campionato, l'operazione rimonta, secondo te è possibile? Sì, con calma, ci vuole, come ho detto prima, lucidità, calma, e non farsi prendere da pensare devo fare filotto, 5 vittorie di fila, 3 vittorie di fila, 2 vittorie di fila. Bisogna pensare una partita alla volta, quella è la calma, non il fatto di aspettare ancora. Sappiamo di non poter perdere punti, però ci vuole, come ho detto prima, la tranquillità della squadra forte, la consapevolezza della squadra forte, e vincere la partita domenica pensando l'una alla volta e non guardando a lungo raggio. Dietro avete risolto tanti problemi, le ultime partite vanno visto, l'hai detto tu, subire quasi nulla. Davanti manca un po' serenità, sono ragazzi molto molto giovani, voi che siete esperti, che tra l'altro siete quasi tutti dietro, cosa dite a questi giovani di grandissimo talento? Stanno crescendo e ci stanno mettendo l'anima, quindi va bene, a volte va bene meglio, a volte va peggio, ma come è stato per tutti, non si può certo chiedere sempre la continuità durante la gioventù, perché noi per primi anni fa, tanti anni fa, non l'avevamo, però insomma vedo progressi, devono solo lavorare così e piano piano verrà tutto da solo. Grazie.